Siete legati al foglio? E beh, prendiamo il foglio, non c'è problema. No, no, ma ragazzi, io l'ho mandato lì perché era un problema che vi girava per la mente da tempo. Ne avevamo parlato rapidamente. Orleo mi aveva detto: no, ma senza le formule io non so di cosa stai parlando. Allora ho messo giù quelle due righe lì. Ecco, No, no, poi ma io sono, invece sono davvero curioso. vabbè, Non lo allora. so se la cosa interessa a Orleo, ecco, perché poi No, vorrei. beh, a me non interessa per niente, ma voglio dire, se lui è curioso. Ma io sto scherzando, non è che cosa vuol dire che non mi interessa? Dico, se lui è curioso, bisogna soddisfare la sua curiosità. Ma vabbè, non l'ho preparata bene, lo devo dire, non mi interessa affatto perché sono cose che già sappiamo, però vabbè, scherzo. Allora, forza, la curiosità, devi manifestarla tu. Io non mi sono mai posto la domanda. Mi sembrava ovvio che per passare da un simile cliente all'altro utilizzassi le, si chiama, le, si chiama lì Le la, trasformazioni. formate di Einstein e Lorentz. E Sì. quando lui dice che in un modo, cioè, è l'unico modo, dico, perché? Qual è l'altro? E non, cioè, mi ha lasciato un po', cioè non sono riuscito a capire qual è il problema. Ah, ho capito, andiamo bene. Allora, se posso prendere un po' di tempo, Orleo? Sì, ma infatti io sto soltanto mettendo a posto le cose, quindi. Ok, allora, il punto è questo. Io non ho messo in discussione le trasformazioni di Lorentz, evidentemente, e le do per scontate, no? Quello che a me mi ha incuriosito e non riuscivo a venirne fuori è qual è il nesso che c'è tra le trasformate di Lorentz e la metrica di Minkowski. Questo era il mio problema. E mi sembrava che la metrica di Minkowski venisse motivata diversamente, almeno così ho visto, ossia con altre cose che non mi ricordo. Allora ho pensato che ci potesse essere, che bastasse un assunto solo, ossia quello delle trasformate di Lorentz, che sono legate in sostanza unicamente all'idea dell'invarianza della velocità della luce in tutti i sistemi di riferimento, come dovrebbe risultare dall'equazione di Maxwell. Quindi pensavo che bastasse questa ipotesi per poter dimostrare che se la metrica, no, se le trasformazioni sono quelle di Minkowski tra un sistema e l'altro, quelle di Lorentz, la metrica deve per forza essere una metrica di Minkowski. Perché se tu apri un'altra metrica, se tu adopri le trasformate di Lorentz, ma adopri la metrica, per esempio, quella euclidea, puoi benissimo farlo, nessuno te lo vieta, solamente che non hai una metrica che sia invariante, tutto lì. Quindi basta mettere l'ipotesi in più che la metrica sia invariante e forzatamente devi avere dal fatto di usare le trasformate di Lorentz, hai che la metrica sia quella di Minkowski, cioè quella segnata, per Ah, me. adesso ho capito. Sì. Adesso mi si è chiarita la cosa. Ok, perfetto. E lì c'è la dimostrazione, cioè le prime due o tre pagine sono solamente simboli, nel senso che li conoscete già, immagino. Semplicemente ho voluto solo indicare quali erano i simboli che usavo io, ecco. Le ipotesi, anche quelle lì che ho scritto ipotesi 2, ipotesi abbastanza standard, quella lì, che il prodotto scalare tra due vettori di base si possono commutare, ecco, queste cose qui. Quella lì è invece questa qui, questa è la 5, l'ultima, e quella sarebbe la dimostrazione dove si dimostra. Adesso se fai scendere un attimo che non la vedo bene lì. No, quella Questa è che pagina è? la pagina 5, 5. l'ultima. Aspetta che la guardo di qua perché lì vedo solo me. È la pagina 5, in realtà è abbastanza banale perché. Questa, diciamo, l'ho trovata si trova facilmente, ecco. No, questa qua no, è la 4 che è abbastanza. Beh, comunque, sia la pagina 4 che la pagina 5 si dimostrano queste cose. E l'ho dimostrata solamente in R2, ma non credo che ci sia problemi ad estenderlo a R4. E quindi l'ipotesi che se dobbiamo avere un sistema che
trasformato, che trasforma sia le come si chiama, in cui la metrica. Allora, io ho chiamato due sistemi con due nomi diversi, uno con l'accento e l'altro con la tilde. Se trasformi un sistema nell'altro, l'accentato nel tilde, con una trasformazione T, che è quella lì, e se il sistema è la metrica, ossia la metrica G deve essere la stessa in entrambi i sistemi, si ha quell'equazione lì, semplicemente quella. E poi si può far vedere qua, ecco, dove ho messo giù, che se la metrica deve essere invariante basta moltiplicare da una parte con la trasposta della matrice di trasformazione, ecco, delle T IJ basse, ecco. Tutto qui. E poi basta mettere quel... si può vedere che allora G1-2... dalla G1-2, che deve essere uguale a 0, si vede che T0-0 deve essere uguale a T1-1 e via dicendo. Però si può entrare un po' di più. Quello che volevo chiedere io a Orleo è giusto questo ragionamento? Ha un senso? Serve? Eccetera, queste cose qua. Ecco. Il ragionamento quadra, come ragionamento matematico va benissimo. Il punto grosso è questo. Chi è fondamentale, le trasformazioni o la metrica? È chiaro che da un punto di vista matematico puoi dire prendo per assioma le trasformazioni e allora discende che la metrica è quella lì detta di Minkowski. Oppure piglio la metrica come fondamentale e ovviamente se la metrica è quella di Minkowski le trasformazioni sono quelle di Einstein-Lorentz. Ok? Ma questo qua, io non l'ho visto da nessuna parte dimostrato, per quello che mi sono messo a fare quattro righe qua. Perché non l'ho trovato, nei testi non si trova. Però aspetta, non si trova perché ormai è seppellita nelle cose, nel senso che quello che ha fatto Einstein è stato proprio quello di, senza mettere in evidenza che quella era la metrica di Minkowski, perché lui non aveva in testa quello, ha fatto proprio vedere, se noi abbiamo il DS quadro invariante, le trasformazioni sono queste, se il DS quadro è invariante è la metrica. Quindi la cosa sì, questo è un lato, il viceversa anche. Ma il viceversa è pericoloso in questo senso qua. Se tu pigli come assioma le trasformazioni, è chiaro che le trasformazioni dicono qualcosa sulla metrica solo se la metrica è di Minkowski. Su altre metriche non dicono niente. Non so se è chiaro. Sì, no. A parte quello che dicono, se date le trasformazioni puoi implicare la metrica, punto. Quello che dicono, perché c'è un concetto qua che ha a che fare con l'invarianza della velocità della luce, ossia che il fatto che per la luce il quadrato dei tempi è uguale alla somma dei quadrati delle distanze, è questo fatto qua. Ma da questo non implica la metrica, uno potrebbe usare anche una metrica euclidea o un'altra metrica, solamente che avresti che non sono più... Più le trasformazioni di Einstein-Lorentz, se usi un'altra metrica. Allora... Quindi la trasformazione di Einstein-Lorentz esce solo dalla metrica di Minkowski, non esce da altre metriche. Quello che sta dimostrato qua, e viceversa anche. Il viceversa cosa intendi? Se noi abbiamo le trasformazioni di Einstein-Lorentz otteniamo la metrica di Minkowski, è quello che vuoi dire? Assolutamente sì. Ecco, però io sto dicendo che questo viceversa vuol dire se tu prendi come assioma le trasformazioni di Einstein-Lorentz l'unica cosa che ottieni è la trasformazione di Minkowski, non ottieni altro, l'ho detto prima. Non è chiaro questo? No, questo è chiarissimo. Io dicevo che era una biimplicazione, non è solamente in un senso, è necessaria e sufficiente. No, non è così. Questo implica quello e viceversa. L'unica domanda è perché ci chiediamo che la metrica sia la stessa invariante? L'unica domanda che a me aleggia ancora è perché io
faccio l'ipotesi che la metrica sia invariante sotto una trasformazione, di solito non lo sono. Se tu fai una trasformazione, la metrica sarà quello che sarà, punto. Hai una nuova metrica, fine lì. Invece se tu poni l'ipotesi ulteriore e a me motivata che la metrica sia invariante, automaticamente allora, ti trovi qui, che deve essere quella di Minkowski. Io per questo dico, vabbè, c'è un problema, un altro problema che me ne sono accorto adesso, che è questo. Cosa intendiamo per metrica? È quello il punto fondamentale, no? Sì, forse anche quella domanda lì è perché in realtà adesso, che è un discorso post festum il nostro, per metrica si intendono due cose, no? Almeno. E mentre invece prima di avere il concetto di metrica si era scambiato il primo significato di metrica, ma non col secondo, cioè si pensava che c'era soltanto il primo significato, poi questo primo significato si è sviluppato, è diventato il secondo. Quando dico secondo intendo dire che la metrica è il modo di esprimere come è fatto lo spazio-tempo, questo è il secondo, la seconda interpretazione. Invece la prima interpretazione è quello che avevi appena detto tu, che come si chiama? Quella è legata all'invarianza della luce, che l'hai appena detta, no? Cioè il, sì. Il fatto di avere il tuo differenziale che ha quella forma lì. Quindi per metrica si intende la misura della distanza oppure lo spazio-tempo. Questo, allora, no, questo problema non si era posto agli inizi, perché nessuno pensava allo spazio-tempo, capisci? Infatti. E quindi all'inizio è stato visto soltanto come misura della distanza. Come, io sto pensando tutto. No. Ma non è una distanza, scusa, in che senso è una distanza? No, la metrica che cos'è? È un meccanismo di misurare la distanza. È un meccanismo di misura, ma la distanza noi la concentriamo normalmente come andare da qua a là. Andare da qua a là nello spazio-tempo avresti potuto farla anche in un'altra maniera. Avresti potuto fare la somma di tutti i quadrati e non fare la somma del primo quadrato meno la somma degli altri quadrati. Allora, che è abbastanza curioso, come che fai questa formazione? Non è vero che potevi fare la somma di tutto, come fai a fare? Certo che puoi, fai una metrica normale e hai una trasformazione, puoi ancora trasformare allora vedi che non ci capiremo, perché puoi farlo, cioè io l'ho fatto, se fai due conti viene fuori un'altra roba, appunto. Solamente sì, che non è invariante, è una metrica non invariante come tutte le metriche, non sono invarianti. No, perché le metriche non sono invarianti? Come serve a dire che le metriche non sono invarianti? Fai una trasformazione, trasformi anche la sua metrica. Appunto, quindi non è la metrica che ci interessa a noi. Noi chiameremo metrica ciò che è invariante, se no cosa ci serve? Era quello che dicevo prima, se tu prendi per metrica anche una cosa che non è invariante, è il concetto di distanza generalizzato. Mentre invece se tu arrivi a pensare che la metrica è invariante, sei verso lo spazio-tempo. Quindi sei verso la seconda interpretazione. Quindi c'è quell'aspetto lì. E allora non bisogna farsi catturare possiamo discutere, ma non voglio dire che non possiamo discutere. Voglio dire, non dobbiamo pensare che il discorso è soltanto matematico. Perché con la matematica non fai la fisica. Non so se si implica qualcosa con quello che ho detto. Ma, francamente penso di avere una vaga idea di cosa sia la matematica e cosa sia la fisica, però per dire, se tu dai delle ipotesi fisiche che sono quelle delle trasformate, ti trovi tranquillamente con quell'ipotesi più di invarianza della metrica, ti trovi tranquillamente la metrica di Minkowski. Questo vuol dire che hai bisogno di un solo assunto. Capito? Invece e viceversa, se tu dai per scontata la metrica di Minkowski, ti trovi automaticamente in mano la trasformata di Lorentz e hai un solo assunto, che è quello, la metrica di Lorentz. Questo mi sembra che deve avere anche un riscontro nel significato fisico, siccome io so che normalmente la metrica di Minkowski non viene introdotta come rovescino della trasformazione. La domanda che avevo fatto l'altro giorno e che ancora sta su è:
perché usiamo la metrica dei Minkowski? Ed è solamente per il fatto che la S è un'invariante, giusto? Ed è invariante sull'asse luminoso, un'invariante su quell'asse lì. No, perché sull'asse luminoso? Perché? No. Nasce da lì, nasce dal fatto che la velocità della luce è una costante che non dipende dallo spazio, non dipende, no, che non dipende dal movimento. No, no, mi dispiace. E allora, no, continuo a non sapere da dove nasce questa ipotesi dell'S quadro, ecco. Cioè, mi manca proprio la base, la fondamento. Io l'ho fatto risalire le trasformazioni perché non avevo un altro motivo, cioè non trovo un altro motivo per dire quella la metrica ci piace. Perché ci piace? Perché corrisponde alla trasformazione, ho pensato, e i conti lo danno, ecco, tutto lì. Altrimenti perché usiamo la metrica di Minkowski? Ecco, questa, lasciamo la domanda così, che forse è più comprensibile. Cioè, perché usiamo quella metrica e non allora, un'altra? In realtà la giustificazione che dà la relatività generale della metrica di Minkowski sta nel principio di equivalenza. Usiamo la metrica di Minkowski perché a livello locale, quindi la tendenza verso una scala piccola, qualunque metrica dello spazio-tempo della relatività generale converge alla metrica di Minkowski. Quindi in questo senso qua, diciamo, si usa. Ma allora quando parli di metrica di Minkowski sei già dentro la relatività generale e ti stai limitando ad applicarla al principio di equivalenza. Mentre invece quando fai il ragionamento, ma la metrica di Minkowski la posso ottenere tramite l'ipotesi che si assioma la trasformazione, a quel livello lì non sei più dentro la relatività generale, sei dentro la ristretta o prima ancora. Sì. Come fase, sì, come fase. Sono nella ristretta io. Allora, come ottenimento ottieni la ristretta, con quello che tu dici coimplica. La trasformazione di Einstein-Lorentz coimplica la metrica di Minkowski e viceversa, sì. No? Quel se se lo se è la relatività ristretta. Sì, certo. Però certo, quando tu hai le due cose ancora non legate, sei prima della ristretta. Quando dici cosa scelgo come assioma, la trasformazione, oppure cosa scelgo come assioma, la metrica, capito? Cosa voglio dire? Ma non è chiaro cosa ho detto? Sì, ma mi sembra che stiamo dicendo la stessa cosa, cioè stiamo dicendo che sono equivalenti. Quindi no, io non ho detto questo, io ho detto quello. Ah, no. Ho detto un'altra cosa, ho detto se tu ti limiti alla relatività ristretta, le due cose sono equivalenti. Se però vedi che esiste anche la relatività generale, ti accorgi che non c'è equivalenza, perché nella relatività generale non c'è più una trasformazione, ma hai qualunque trasformazione. Quindi l'invarianza lorenziana si trasforma tramite un altro concetto che è il principio di covarianza generale. E bisogna acquisire questo principio di covarianza generale per capire la relatività. No, ma io qua non volevo arrivare al principio di covarianza generale. Volevo vedere di capire le cose, diciamo, solamente dal punto di vista piatto. Allora, dal punto di vista piatto in senso metaforico o piatto nel senso proprio... Nel senso del piatto... dal punto di vista della metrica, ecco. Quindi proprio piatto. Lo spazio piatto. Sì, piatto. Quindi, cioè, a curvatura nulla. A curvatura nulla, senza implicare covarianza generalizzata, cioè le derivate. Ma allora il tuo è un esercizio che va bene, perché sei dentro la ristretta, sei dentro lo spazio-tempo piatto, e va bene. Però a questo punto uno ti può anche dire, ma perché introduci la metrica di Minkowski se sei in uno spazio piatto? Perché è comodo, si capisce meglio le cose e la adoperi, perché la adoperano tutti e si adopera sempre. No, non è così il discorso. Introduci la metrica di Minkowski perché hai le metriche, qualunque metrica, anche quella curva. Cioè, capito? Perché così poi... E allora scusa... Capito, ma questo magari riesce a capire meglio dopo. Non è vero, non è vero. Non mi rovesciare le cose. Solo se tu hai capito che c'è la curvatura diversa da zero, puoi dire, allora la curvatura nulla è un caso particolare e capisci che la relatività ristretta è quel caso lì. Non dalla relatività ristretta capisci la relatività generale, questo è impossibile. Cioè, no, da una cosa piatta... del fatto che in questo caso qua le derivate dei vettori della base sono nulle, solo questo.
quindi hai uno spazio piatto. E quindi quando vai non è quello il motivo per cui lo spazio è piatto, scusa, non è quello il motivo. No, il quadritensore velocità e il quadritensore impulso cambierebbero subito faccia. No, scusa. Invece quando vai a calcolare il quadritensore velocità, la derivata dei tensori, dei vettori di base, la annulli, perché... Allora, se tu rimani nella relatività ristretta, il problema è che lo spazio-tempo è piatto, non te lo poni. Non ci sono gli elementi nella teoria che ti facciano dire che lo spazio-tempo è piatto. Lo è, ma non lo puoi dire, perché non hai modo di esprimerla. Da cosa lo capisci? Tu dici dalle derivate nulle dei prodotti scalari dei versori? No, non è quello, perché tu hai bisogno del tensore di Riemann per capire se c'è la curvatura oppure no. Capito? Quindi, siccome hai bisogno del tensore di Riemann, è solo lui che ti dice lo spazio-tempo di Minkowski è piatto oppure no. Quindi vuol dire che devi allargare il quadro, entrare nel generale e usare un'altra logica, un'altra... Ma io tutto questo non l'ho scritto qua perché mi sembrava che si potesse utilizzare tutta quella strumentazione qua della geometria differenziale senza precisare il fatto che le derivate dei vettori di base fossero nulli, cioè senza usare la derivata covariante, e che già qui puoi dimostrare che effettivamente c'è questa implicazione. Ecco. Tutto lì. Poi quando ci arriverà a usare le derivate covarianti, chiaramente ci sarà un'estensione di questo, e questo dovrà essere rispettato, immagino, perché si dirà che nel caso che le derivate siano nulle dovrà valere la metrica dei Minkowski. Quindi io mi aspetto che un domani, parlando di derivate covarianti, tu verrai a dire devono rispettare, nel caso in cui la derivata sia nulla, deve rispettare questa equazione qua. Ecco. Mettevo un passo avanti, se vuoi metterla, però mi sembrava... Ma... Vabbè, comunque, va bene. No, sai bene che io dissento completamente da questa impostazione, ed è proprio la ragione d'essere della nostra discussione, no? Il fatto che una cosa curva è più ricca di una cosa piatta, e quindi non puoi per forza dalla piatta vedere il curvo, mentre dal curvo puoi vedere la piatta. Ecco, questo se questo qui non è un fatto consolidato... Per cui quello che sto dicendo, hai fatto vedere la coimplicazione, ma questo non implica che lo spazio-tempo di Minkowski è piatto. Qui non puoi dimostrare che è piatto. Allora, io ti dico che è nascosto nell'ipotesi che la metrica è invariante. No, perché no? Ma sì, è nascosto lì, è nascosto in quell'ipotesi lì. Ma nascosto come? In che senso? Nel senso che ho detto che in entrambi gli spazi la metrica era identica, e che non è necessario dal punto di vista matematico, né da nessun altro punto di vista. È un'ipotesi come un'altra, ne puoi fare mille di ipotesi. Questa è che lo spazio è piatto, cioè che la metrica si conserva sotto trasformazione. Vabbè, mi sembra che siamo tornati indietro dopo tutti questi anni che abbiamo fatto relatività generale, capito? Cioè sembra di essere all'inizio... No, perché questo non è un andare avanti, è un tornare indietro. Come perché? È perché stiamo tornando indietro. Stiamo prendendo ancora questa cosa come ipostatizzazione di... mentre invece è l'altra cosa che va presa. Come lo devo dire? Io non ho detto che non si deve ragionare, io sto dicendo che non porta... una concezione nuova, sta mantenendo quella che di prima, quindi vabbè. Non la pensate così. No, io avevo un dubbio, me lo sono tolto, tutto lì, io non sto mica avendo nessuna impostazione, io sto cercando di capire le robe, avevo un dubbio, non ho trovato letteratura, sto girando questa mia implicazione, mi sembrava importante, perché altrimenti mi serviva un'ulteriore ipotesi fisica per dire la metrica è quella lì. Invece non serve, tutto lì, era solamente per fare a meno di un'ipotesi che non riuscivo a giustificare, che io non riesco a giustificare altrimenti. E tu mi hai detto l'altra volta, ma si può giustificare fisicamente? Io non l'ho vista questa giustificazione. Non avendo trovato una giustificazione fisica per la metrica di Minkowski,
ho cercato una disgiustificazione matematica che mi sembra banale. Ma io l'ho appena detto prima, qual è la giustificazione fisica. Tu, essendo nel paradigma della relatività generale, in cui esiste lo spazio-tempo curvo, allora dici, se io mi metto in una situazione locale, in modo tale che la scala diventi sempre più piccola e quindi vado a livelli infinitesimi rispetto alla scala di curvatura, vale il principio di equivalenza. Einstein ci dice, guarda che tu, qualunque sia la metrica curva, vai a convergere verso la metrica di Minkowski. Quindi ti trovi a livello locale la relatività ristretta, ma soltanto in senso tangenziale, in senso piatto. Non che... Esattamente quello che mente io. Sì. Non stiamo dicendo cose diverse. Ma... Dico però a livello locale, no, perché ma... quella di Minkowski è tutto lì. Sì, ma... È quello che ho detto prima. Siccome è piatto, è di Minkowski. No. È punto. È quello sbagliato. Cioè, non è che è di Minkowski perché è piatto. È diverso. Allora com'è? Perché è di Minkowski? Localmente, diciamo, dove si può ignorare la curvatura? Perché usiamo... Non ho detto ignorare la curvatura. È diverso. Infatti, c'è lo spazio-tempo curvo. E tu rimpicciolisci. Che forma piglia la metrica, qualunque essa sia, a livello di spazio-tempo curvo? Quella di Minkowski. Capito? Non è perché è piatto, perché stai tendendo a rimpicciolire la scala e quindi... Sì, però quando arrivi sulla scala per cui devi usare la metrica, è la stessa scala dove consideri quello che tu hai detto prima, hai detto tangenzialmente, che è esattamente quello che si fa. Quindi sul piano tangente o sulla varietà tangente ti trovi un iperspazio piatto e lì adoperi quella di Minkowski, non un'altra, capito? Perché adoperi quella lì? Questa è la domanda. Allora io pensavo, se lo scopri dalla relatività ristretta, hai già risolto il tuo problema. E come fai a scoprirla? La realtà ristretta dà per scontate le trasformazioni, se le dà per scontate, ha bisogno delle trasformazioni per via dell'altro motivo, e trova quindi trasformazione in metrica e sei già arrivato dove volevi arrivare tu adesso. Mi sembrava un momento lo scandalo di questa cosa. No, lo scandalo per me c'è ed è grosso, perché non riesco a farvi vedere che la metrica di Minkowski a livello locale è imposta dalla curvatura dello spazio-tempo. E quindi... quando tu vedi che c'è la metrica di Minkowski, stai ancora guardando le cose in piccolo, ma con gli occhi della relatività generale, non con gli occhi della ristretta. Infatti, dalla ristretta non puoi definire uno spazio-tempo piatto. Tutto lì. Che come te lo devo dire? Non lo puoi definire. Non c'è neppure il concetto di spazio-tempo piatto. A meno che non si fa l'ibrido di parlare di relatività generale e non dire che ne stai parlando. Vabbè. Allora, facciamo il nostro... Volevo fare una chiosa e vediamo un po' se ho capito cosa stai dicendo. Praticamente tu dici che io ho ho degli assiomi che mi definiscono uno spazio-tempo curvo. Cioè io ho delle regole che sono quelle dello spazio-tempo curvo. Perché parli di assiomi? Non capisco. Allora... io ho una teoria bella e pronta, che è la teoria della relatività generale, quindi non ci sono assiomi. Qualunque cosa che io considero al di sotto non può non dipendere dal fatto che esista la generale. Bravo, forse non l'ho detto chiaro, ma è proprio quello che sto dicendo. Sì. Questo ci stai intendendo. Certo. Perché quando lui diceva, quando io gli ho detto guarda che c'è una spiegazione fisica, è questa la spiegazione fisica, no? Non puoi più prescindere dalla relatività generale, quello è il punto. Sì. E allora finché tu vuoi rimanere nella ristretta, puoi giocare indifferentemente fondando tutto sulle trasformazioni o fondando tutto sulla metrica. Però il concetto che stai usando una metrica ti arriva dalla generale, non dalla ristretta. Il concetto che adopri la metrica viene da Riemann, non viene dalla generale. Ecco, lo sapevo io. E allora vedi che ci sono diversi significati della parola metrica. È ovvio, no, che prima di Einstein la parola metrica veniva usata e bene da tanta gente.
ma solo col significato che gli ha dato Einstein, parliamo di metrica, se no non ha nessun significato fisico la parola metrica. Assolutamente. Ce l'ha. Quale? La metrica ha significato, scusa, lo dico subito che prego, significato prego. Fisico. Quale? Io nel mio lavoro, siccome sono agricoltore, mi cambia d'oro le pertiche milanesi, le pertiche bergamasche, ma... il piò, l'ettaro e il metro quadrato, sono tutte metriche diverse. Certo, sono d'accordo con te. Quotidianamente adopero i dollari, adopero gli euro, sì, adopero ogni unità di misura che ti pare. Certo. E continuo a avere metriche ogni seconda. Lo vedi che abbiamo un problema con questa parola. Lo sapevo già. Quando mi dici tre che cosa? Tre quintali o tre tonnellate? Sì, la metrica devi sempre darla. Se no i numeri non hanno significato. Sì, ma scusa, guarda che quando parli così stai parlando di metrica come c'era prima di Einstein, no? Ma non stai parlando delle metriche che ha introdotto Einstein, il concetto fisico di metrica. Quello lì non è un concetto fisico, quello che stai dicendo tu. È uno strumento di cambiare l'unità di misura o di cambiare le scale e basta, che è stata chiamata anche metrica all'inizio. Ma adesso se tu continui a chiamare metrica la metrica di Einstein con quel significato lì, ti sbagli di grosso. La metrica nel significato di Einstein è un concetto nuovo che piglia la vecchia parola metrica ma gli dà un significato completamente diverso, perché non c'è più la misura di una distanza o di una iperdistanza o di una pseudodistanza. Capito? Per esempio, anche per quanto riguarda l'intervallo spazio-temporale, che la metrica regola quello, in realtà non è vero che la regola. La metrica definisce lo spazio-tempo e definisce quindi la curvatura e tutto il resto, no? E poi, quando tu applichi qualcosa a livello locale, usi l'aspetto differenziale. Ma sei appena usi l'aspetto locale, differenziale, sei già in quello locale, non in quello di metrica. Il concetto di metrica è più generale del concetto differenziale. Su questo non voglio che siate d'accordo, mi seguite in quello che voglio dire io, oppure no? Le cose saranno... Non sembra che ci siano problemi concettuali, cioè... E allora mi manca a me completamente un concetto di metrica, perché il concetto di metrica è quello. È quello che è dato. Cioè, quello, se c'è un altro concetto, dovrei trovare un libro che me lo spiega. Io non ho trovato nessun altro concetto di metrica. La metrica normalmente è definita così. Quel che abbiamo fatto in tutti questi anni non è stato niente. Allora, guarda, caso vuole che ormai abbiamo finito quella parte lì e siamo arrivati a riprendere la relatività generale, quella specifica, eccola qui. Va bene, e vedrete che abbiamo già materiale per scannarsi su questo. Scannarsi vuol dire per esprimere una posizione, per esprimere un'altra e discutere. Che scannare è un termine così, non vuol dire che ci dobbiamo scannare. Va bene. Allora, si parte dal concetto di particelle in un campo di gravitazione. Dovresti allargare un po' che non vedo. Aspetta che allargo anch'io qua. Ecco. Guardate che questo notebook è quello introduttivo, quindi è tutto mescolato, non è puro dal punto di vista della relatività generale. Comincia a introdurre la relatività generale dicendo alcune cose. E quindi c'è di mezzo